Buona serata ragazzi, ci troviamo qua con Sonia Cantatore, una delle grandi produttrici di eventi latini qui a Roma. Lei è la titolare di Number One, un marchio che ormai è conosciuto dappertutto. Allora Sonia, come stai? Bene, grazie. Bene? Sì, sì. Fine stagione, pronta per le vacanze però, eh? Sì, so che domani parti a Miami, no? Sì, che è sempre la tua meta preferita. Sì, la mia seconda casa, anche se dovrebbe essere la prima. Invece siamo ancora qui, però va bene. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: che bilancio fai di questo anno che è passato? E poi ti chiederò che cosa pensi di fare dopo l'estate. Allora, devo essere sincera, l'inizio stagione è stata un po' dura. Io parlo ovviamente per il mio settore, che è il settore della linea, della danza, della salsa classica. E è stato un po' duro, poi diciamo che a fine anno, inizio anno, si è ritirato su questo settore, che soprattutto a Roma purtroppo non è molto... molto diffuso, quindi di serate dedicate ce ne sono veramente poche, se non quasi l'unica, quindi ovviamente ci stiamo organizzando per le nuove organizzazioni, per nuovi eventi, nuove attrazioni, nuovi obiettivi. E quindi da gennaio scorso diciamo abbiamo fatto una buona stagione. Stiamo questa sera concludendo con questo closing party per iniziare poi a settembre con tante novità. Noi stiamo cercando appunto di portare novità nel settore per stimolare queste nuove leve che si affacciano nel mondo caraibico, perché a malincuore, però lo devo dire, non c'è più tanta qualità, non c'è più tanta gente che vuole studiare, gente che si vuole divertire, e questo ci sta. Però nel contesto salsero ci starebbe bene anche un po' di... Quindi di c'è un po' di calo, sì, calo nell'interesse, cioè c'è più il divertimento, esatto, che l'interesse proprio al ballo caraibico. Esatto, c'è proprio un calo, ha detto bene, nell'interesse, nella voglia di studiare, nella voglia... Io quest'anno festeggio i miei 18 anni di insegnamento, quindi pensate un po' da quanto ballo. Però c'era un'altra mentalità, cosa che io non riconosco più in questo periodo storico. E questo ne risentono tante serate, tanti locali, e penso tutto il mondo salsero comunque sia in genere in Italia. Quindi, ed è un peccato, perché vedere dopo tanti anni e tanto entusiasmo, adesso ecco, c'è la baciata senso che comunque sia ridato vigore a questo settore, che tanti disprezzano perché non piace, perché è esagerata, però secondo me fa folklore, fa bene anche questo. Allora, quindi... io chiedevo a Fernando Sosa 10 giorni fa in un'intervista sulla salsa e se c'era questo calo della salsa. Allora lui mi diceva: guarda, un po' nella storia è successo sempre così, però la verità è che la salsa sempre rimane. E mi raccontava un aneddoto addirittura a New York, no? Quando parlava con uno dei grandi di New York, in un'epoca nella quale la salsa aveva avuto proprio una discesa. E lui ha detto: guardate che fra qualche anno tornerete tutti da me. Ed è stato proprio così. Beh, per me Fernando è storico, quindi io ho iniziato con lui, con il suo stile, con Johnny. Io iniziai con Johnny, quindi c'era tutta un'altra mentalità, un'altra... però c'era tanto, ecco, sempre tanta Los Angeles Style. La Los Angeles Style 15 anni fa, 20 anni fa era il boom. Adesso c'è molta più New York, io parlo sempre del mio settore, però vanno bene qualsiasi stile. L'importante è che stimoli, no? Questi ballerini, la gente che comunque già balla e che non si fossilizza in quello che già sa, perché va bene che uno va in pista, si diverte, balla e fa il suo balletto, però secondo me ci vogliono degli stimoli proprio per creare nuove situazioni, nuove serate, nuovi eventi, cosa invece che si è andata a perdere. Questo si è andato a perdere. È vero anche che avendo tu una scuola come saranno salseri, puoi anche giocare sulle nuove leve. Sì, però guarda, quello che manca, io penso che un po' a tutti, mancano proprio le nuove leve.
E a me quello che succedeva anni fa, che io riempivo tantissimo, a parte i principianti che all'epoca già ce ne stavo di più, ma con tanta gente che già ballava perché veniva da me, perché voleva insomma specializzarsi in un settore, quindi ce n'era tanta di gente. Adesso dopo qualche anno, non voglio dire mesi, sono tutti ragazzi che si mettono a insegnare, ci sono più insegnanti che allievi adesso, quindi lo devo dire, quindi a me mi conviene più fare saranno maestri che non saranno salseri, quindi ma penso un po'. È un peccato, per questo, ma ci sta anche insomma che i ragazzi abbiano degli obiettivi, piace insegnare, però almeno andassero a studiare e prepararsi per fare un determinato mestiere, perché questo è un mestiere, è un prodotto che tu dai, vendi. E non puoi truffare la gente, scusami se mi permetto. Io spero che questo messaggio che tu fai arrivi e arrivi lontano, perché veramente ce n'è bisogno. Allora tu il prossimo anno che cosa hai in mente? Allora io come serata number one dal prossimo anno, già da adesso, ho iniziato a collaborare con Marcello Vedone, con il quale ci stiamo dividendo i compiti proprio per organizzare bene le serate. Ci saranno tante novità. Proprio oggi abbiamo confermato delle date, però non anticipo nulla, quindi vi lascio un attimino in sospeso. A settembre usciremo con la programmazione nuova, anche location nuove, per stimolare, ma stimoliamo un po' questi stanziali. Ma secondo me, te e Marcello, siete proprio una coppia esplosiva in questo terreno. Vabbè, siamo da tanti anni che sia io che lui organizziamo questo settore, quindi sicuramente l'esperienza c'è. E siamo anche abbastanza bilanciati come carattere, lui ha il suo, il carattere io ho il mio, quindi potrebbe essere un buon connubio, quindi vediamo un attimino di poter almeno accontentare tanta gente, anche se poi non si accontenta mai nessuno, perché qualsiasi cosa fai c'è sempre qualcosa che la gente vuole di più o di meno. Però noi lo facciamo soprattutto perché ci crediamo in questa cosa, in questa serata. Io la serata number one l'ho aperta per necessità, perché avendo una scuola prettamente di salsa in linea, ovviamente mi serviva un determinato ambiente, una determinata musica. E quindi ho iniziato per gioco e poi mi è esplosa in mano questa cosa. E vorrei continuarla anche se non ho più l'età per ballare tutta la serata, però l'organizzatrice ancora la posso fare, insomma. Speriamo bene, allora intanto ci godiamo questa serata dove ci sarà anche lo spettacolo di Carla Bocconi, che sicuramente concludiamo in bellezza con Carla questa sera. Sì, sicuramente sì. Registreremo anche per voi. Allora grazie a te e grazie a Salpicollatino.